È stata questa la serie di colpi decisiva con cui il pluricampione italiano dei pesi medi, il napoletano Gaetano Nespro, ha battuto KO alla sesta ripresa il pugile ungherese Sándor Ramox, dopo aver dominato il match sin dal primo round. Un'impeccabile combinazione di ganji destro e di montanti sinistro che avrebbe messo fuori gioco chiunque. E infatti l'arbitro dell'incontro, Enrico Terlizzi, nonostante l'ungherese non fosse mai finito al tappeto, è stato costretto ad interrompere l'incontro anzitempo per le ferite lacero-contusive riportate da Ramox al sopracciglio sinistro, da cui ormai già da tempo fuoriusciva una copiosa quantità di sangue. Un degno avversario, qui infatti lo sapevo, un curriculum di tutto rispetto e niente, ero sicuro di me, era ancora fresca, potevo dare ancora tanto. Sono contento di questa vittoria perché io raramente vinco prima del limite e allora significa che è un segno di crescita. Con questa vittoria ottenuta presso il Palasport di Ischia Federica Taglialatela, il pugile Gaetano Nespro, 5 volte campione d'Italia, conserva per l'ennesima volta il prestigioso titolo internazionale IBF del Mediterraneo ed è pronto ad affrontare qualsiasi nuova sfida, possibilmente ancora una volta sull'Isola Verde. Ci tornerò sicuramente per le vacanze, ma combattere mi fa ancora più piacere. Io sono ischitano di adozione. Lo ribadisco, magari un europeo o forse addirittura un mondiale, dobbiamo raggiungere dei traguardi alti, non voglio peccare di presunzione, la materia umana c'è, quindi pugili bravi ce ne sono in giro, infatti io accetto proposte da chiunque, posso sfidare chiunque. Il match clou Nespro-Ramox è stato preceduto dall'incontro dei pesi leggeri che ha visto il napoletano Gianluca Ceglia combattere vittoriosamente contro il pugile piemontese Alessandro Del Nesso e da quello dei pesi super welter in cui hanno incrociato i guantoni Salvatore Annunziata e il pugile Michele Mottolese. Anche in questo caso ha avuto la meglio il napoletano della Cotena Azzurro Group. Al termine della serata presentata da Marco Mazzanti e Anna Castagna, gli organizzatori Francesco Napoleone, Elio Cotena e Ottorino Mattera hanno espresso tutta la loro soddisfazione. Molto soddisfatti, anzi è stato un evento che ha avuto un gran clamore praticamente sull'isola. Possiamo fare degli incontri a livello internazionale, ma campionati del mondo veri. A Ischia? A Ischia, chiaramente. Ischia come location per gli eventi sportivi di livello nazionale e internazionale, come il titolo del Mediterraneo che abbiamo proposto stasera, per poter offrire il nostro territorio anche a livello sportivo. E con l'augurio di Gaetano Nespro, che spera di ritornare a Ischia per ottenere nuovi successi, si è conclusa sicuramente una serata di sport molto speciale per l'isola di Ischia.